il fermentato e poi andrò in bottiglia col fermo la settimana dopo. No, il prodotto a posto, il naso è pulito, molto molto floreale e la bocca, come piace a me, è molto fresca. Io lavoro tanto sulla verticalità e quindi anche quest'anno ci siamo riusciti. Questo ho cambiato bottiglia da quest'anno, prima la facevo nella bordolese, invece da quest'anno lo faccio nella borgognona. È 2020, è da una decina di giorni in bottiglia. È tutto Sauvignon Blanc, vigne vecchie, macerato per 15 giorni con pochissimi rimontaggi, perché ho visto rispetto all'anno scorso, rimontando meno, c'è meno colore, però ho mantenuto molto di più il naso, molto più pulito, molto più profumato e meno sul terziario, sull'evoluzione. E a me piace, cioè la mia idea era proprio questa. Io produco vini in maniera naturale per etica personale, quindi per me preferisco dare tempo al prodotto di diventare quello che deve diventare rispetto a prendere certe scorciatoie per andare ad accorciare i tempi. E in vigneto ovviamente sono biologico, anche lì per scelta io non ho la certificazione, non l'ho richiesta, sempre per un'etica personale, anche se il rame è un metallo pesante, quindi vorrei cercare di ridurlo ancora di più rispetto a quello che è il disciplinare che c'è oggi nel biologico. Ovviamente essendo naturale, nessuna filtrazione, nessuna chiarifica, anche qui tutto a livello statico, quindi per decantazione, travasi e poi vado in bottiglia. Nessun lievito selezionato ovviamente, solo pied de cuve. Io faccio una mastella di uva 4 giorni prima della raccolta effettiva, in quella maniera ho uno starter perché lì si sviluppano gli lieviti dentro quella mastella e da lì poi inoculo questi lieviti nella vasca, tutti presenti nell'uva senza alcuna aggiunta. E sarà la mia riserva, il mio vino più importante. È stata una bella annata, la 2019, abbastanza equilibrata. Questo ha fatto un anno di legno, barrique per forza di cose, perché ho fatto solamente 300 litri da questo vigneto. Dall'anno prossimo il vigneto entrerà in produzione completamente, quindi dal 2020, e quindi riusciremo ad avere un quantitativo maggiore. Il clone è un clone della Borgogna, quindi un clone da rosso. Qui siamo nella vigna del Pino Nero, ho anche nel bicchiere, questa sarà la nostra riserva. Qui siamo a Colle del Bricco, Torre Sacchetti, passo la linea alle selezioni, veniteci a trovare ad assaggiare i nostri prodotti.